avrebbe potuto gridare, oppure no? Nella soffitta il buffone oscillava con regolarità sul suo bastone e l'organista sedeva sognando con le mani infilate nelle tasche. Lui parlava poco e quando accadeva quasi rautamente, con la timidezza dei toni bassi di un uomo che evita la discussione, di un uomo che potrebbe tranquillamente rispondere al pedone contro re in quarta posizione, ma le cui capacità rimangono congelate nella disorientata sospensione del pedone contro torre in terza posizione, dell'infelice ascoltatore che non affronterà mai una disputa con le idee terribilmente chiare e personali, volgari e incolte nella propria intelligenza impreparata. Non era certo un uomo così, ma tale era la sua voce, e talvolta quando provava a entrare in una discussione la cui rumorosa violenza sarebbe stata a prova della più sonora interruzione del tipo più comune, esercitava la sua incredibile capacità di abbattere il tumulto con un bisbiglio. Quel bisbigliare contro tutti gli altri esplosivi del genere era come l'apogeo della parabola di un razzo di vini che cattura un'attenzione immeritata a causa della sua improvvisa brillantezza, efficace imposizione del silenzio da parte di qualcuno verso gli stessi nel proprio silenzio. Pochi tavoli più in là, non era che l'odio. L'esito di una lunga serie di minimi preparativi, impercettibili contrazioni, d'impazienza, sorrisetti, nascosti ad arte, una rapida espressione di disinteressato distacco, tutto finemente costruito e gettato nel calore del conflitto. Così l'avversario più feroce ed esperto non poteva fare a meno di sentirsi irritato, in modo acuto, insopportabile. Poi, al lavoro finito, quando una quiete densa di rabbia sembrava ormai imminente, mi svegliava qualcosa, come per tutti gli artisti cacciare questi effetti speciali, tremendi del suo pubblico, non era che la parte meno difficile dei suoi affari. Aveva dovuto lavorarci duro nell'ultima mezz'ora e nessuno lo aveva visto. Quella lunga serie di gesti ispirati era stata incosciamente assorbita da un individuo che si trovava in ampia orbita del suo controllo e accettata come normale e spontanea. Ma impedire la diffusione delle banalità non è abbastanza. L'arte più alta diminuisce l'importanza del contenuto al fine di ottenere una certa inesplicabile perfezione esplosiva. Davanti a nessuna manifestazione suprema della bellezza procediamo salendo comodamente la scala delle sensazioni e sedendo poi in tranquillità sullo scalino più alto per goderci la nostra gratificazione. Quello è il piacere delle cose graziose. Al contrario, veniamo come alzati di peso e posti senza fiato sulla punta di una ruba picca. Questo è il momento della bellezza, proprio come l'artista che crea deve essere in parte un po' illusionista. Il nostro bisbigliante festeggiatore era in parte un artista, un membro della Browning Society. Avrebbe detto che gli suonava gli animi umani come strumento musicale, un animista, che gli imponeva la sua personalità agli altri. Ma dobbiamo stare attenti a non far intendere la presenza del pulmino zelo missionario a dar colore a ciò che nel peggiore dei casi era la strategia puramente utilitaria di un uomo che desiderava ottenere attenzione e nel migliore dei casi un divertente esperimento di psicologia applicata. Se ne stava attaventato nel silenzio della sua stanza, spaventato da quel selvaggio impido ribelle che aspirava violentemente a farsi suono, sentiva il suono ancora imprigionato e implacabile nel suo desiderio di essere liberato in un potente urlo dissennato capace di fondersi con la dissonanza cosmica.
La sua lotta per la divinità era tanto reale quanto quella contro se stesso e ugualmente vana. Si chiedeva se il potere, avendogli negato la compiutezza del più misero fra gli ibridi, gli avesse concesso di dimenticare la sua delicata imperfezione dei bassi fondi, del suo io, sempre tremante davanti alla forza della sua rivolta. Nel frattempo il mare di silenzio, imprigionato in quel corpo, riusciva a consumarsi in piccole quantità di suono, come le foglie che cadendo minassero intorno sotto il core di un albero in un crudele autunno senza vento. Il processo era assurdo, eccessivamente assurdo. Era come bollire un uovo su un falò, ma nel suo caso non si trattava di un eccesso intenzionale. Provava compassione e paura al tempo stesso, temeva. Temeva che il suo prigioniero potesse scappare, e al tempo stesso voleva che scappasse. Gli dilaniava la gola e egli ricacciava indietro con terrore e pena. La sua paura genera paura. Iniziò ad avere orrore di ogni imprevisto tormento, del sonno, di qualsiasi cosa potesse rimuovere quell'inibizione involontaria. Si drogava per poter dormire pesantemente, in silenzio, non lasciava quasi mai la stanza, non parlava quasi mai, impedendo così anche quella rara trasformazione in una crescente, convulsa assenza di suono, che adesso sembrava lacerare il suo intero essere, con la violenza della sua forza. Sentiva che stava perdendo, che stava facendo il gioco del suo nemico a causa dell'eccessiva severità delle sue stesse restrizioni, costruendo argini intorno al flusso dei suoi bisbigli. Aveva fatto crescere il livello di quelle acque e sapeva che sarebbe venuto il giorno in cui tutto ciò non avrebbe più potuto essere contenuto. Eppure rimaneva in silenzio, ascoltando un muto e lieve mormorio di quel torrente che prima o poi l'avrebbe travolto. Proprio in quel momento la donna venne da noi. Stava ascoltando nell'oscurità quando lei arrivò. Stava ascoltando così intensamente che non la sentì proprio entrare dalla parte. Lei gli parlò ed egli sussultò alla piattezza del tuo discorso chiaro e controllato. Era la solita storia detta volgarmente. Ammirazione per il suo genio, comprensione della sua sofferenza. Solo una donna poteva capire. Luigia si afferrò le mani con violenza davanti alla smisurata impertinenza delle donne. Al loro entusiasmo chiassoso, invadente, indiscreto. Come certe spontanee espressioni di ammirazione che esplodono nei cuori degli americani davanti alla tomba di Michelangelo in Santa Croce. La voce di suo nome monotona per un po', esitò, si fermò e gli abbozzò uno stanco gesto di condiscendenza e si preparò a ritirarsi ancora una volta nell'inibilità di quell'agghiacciante silenzio. Lei accese la luce e avanzò incurante nella stanza. Nemmeno un'eruzione di demoni avrebbe spazzato via la sua concentrazione in modo più totale. La donna si sedette al tavolo davanti a lui e si appoggiò, sporgendosi in avanti le mascelle della coppa delle mani. Lui la guardò velenosamente e fu colpito suo malgrado dallo straordinario pallore delle labbra. Quello inferiore sporgeva appena arricciandosi insolentemente a comprimere quello superiore, dando luogo a una languida e sotterranea sensualità che si accompagnava in modo singolare con la purezza estremamente fredda che si distendeva tristemente dalla bassa e ampia fronte fino alle strette narici. Gli venne a pensare a Giorgio Meredith e entrò qualcosa della sua calma. Gli occhi erano disposti così in profondità da sembrare quasi caverne. La luce che cadeva sugli zigomi li lasciava dietro un'ombra indistinta.
alla luce del giorno erano strani, quasi repulsivi, emanavano una profonda spietata dal bordo del bianco che si mostrava in modo naturale sopra la pupilla screziata di verde. Adesso che si era appoggiata in avanti sotto la luce, essi erano pozze di oscurità. Indossava un aderente cappello di feltro di verde sbiadito. Lui pensò di non aver mai visto una più affascinante trasandatezza. Quando poi finalmente se ne andò, lui sentì che qualcosa lo aveva abbandonato da dentro, da dentro, da dentro. Qualcosa di cui non poteva fare a meno, ma di cui ancor meno poteva rammaricarsi. Qualcosa del desiderio di vivere. Qualcosa della irrazionale tenacia con la quale egli evitava la propria dissoluzione. Così, così ogni sera, assorto e in contemplazione di questa donna, egli andava perdendo parte della sua essenziale animalità. E il livello dell'acqua cresceva, cresceva, terrorizzandolo. Eppure lottava tutto il giorno, senza speranza, meccanicamente, rilassandosi solo al crepuscolo, dell'ascoltare lei che veniva a togliere ancora un'altra pietra della fragile vita da lui innalzata e sostenuta, spaventato e corruttibile, fino a che finalmente, per la prima volta, egli fu liberato dalla sua condizione, dalla trinità di dimensioni sacranche, fu rilasciato prima il fiore blu. Venga, Dio! Dopo una parentesi senza tempo si ritrovò solo nella sua stanza, consumato nell'estasi, dilaniato dalla mano disgusto per ciò che aveva sempre contestato dall'umanità del silenzio. Così ogni notte moriva ed era Dio. Ogni notte risorgeva ed era dilaniato. Dilaniato e abbattuto da un dolore crescente, finché non desiderò di venire definitivamente inghiottito dalla luce dell'eternità, di farsi uno con i cieli, privi di uccelli, di nubi in colore, in uno stato di infinito appagamento. Poi accadde, mentre la donna stava contemplandosi il volto che aveva coperto di morte, fu spazzata via da una grandiosa tempesta di suono che scosse l'intera casa con veemenza trionfante e prolungata, arrampicandosi una vertiginosa e ribollente scala, fino a che, dileguandosi, si fuse nel respiro della foresta e nel martellante grido del mare. La trovarono mentre carezzava i suoi selvaggi capelli morti.